7:39 minuti, questa è Non Stop News con Sala Galletti e Mannucci ed è il momento della nostra rubrica Missione di Pace. Missione di Pace, dovremmo avere in diretta il colonnello William De Matteis, comandante del 6° Reggimento Genio Pionieri. Buongiorno colonnello. Buongiorno a voi, buongiorno RTL 102.5. Buongiorno, vorremmo parlare con lei di questo progetto MIRAL, traduco la sigla, modulo infrastrutturale per la rapida realizzazione di alloggi e ambienti di lavoro che identifica la realizzazione di palazzine modulari ed è inserito nel programma ad ampio spettro denominato Caserme Verdi. Quindi è questo più o meno, colonnello, il progetto MIRAL? Sì, allora il progetto MIRAL è un progetto che già sta vedendo la prima fase sperimentale, ovvero sia la realizzazione di una palazzina prototipo destinata ad alloggi che sarà seguita poi da altri prototipi relativi ad altre destinazioni d'uso, ad esempio uffici piuttosto che magazzini, volta ad ammodernare tutte le infrastrutture della Forza Armata. Al giorno d'oggi infatti l'esercito sta affrontando molte sfide, fra le quali sicuramente quello di dotarsi di basi militari che siano rispondenti alle nuove esigenze anche del personale militare e delle loro famiglie è fondamentale. Il modello Caserme Verdi, che sarà realizzato su 28 basi militari in tutto il territorio nazionale, mira ad avere delle nuove basi che siano efficienti, funzionali rispetto alle nuove sfide addestrative operative della Forza Armata, pienamente rispondenti alle normative vigenti, ad esempio quella antisismico, energetica, basso impatto ambientale e con ridotti costi di manutenzione. Queste nuove basi di nuova generazione inoltre hanno un obiettivo fondamentale per la Forza Armata, cioè quello di essere all inclusive, ovvero sia sono pensate per avere non solo la parte alloggiativa e tutto quello che è necessario per sopravvivere una base, ma anche impianti sportivi, spazi per il tempo libero, aree verdi, e sono rivolte non solo al nostro personale ma anche ai cittadini dei comuni che ospiteranno queste infrastrutture. Certo, nell'ottica, come ci diceva, di un ammodernamento delle infrastrutture, no, dell'esercito. Beh, ci salutiamo con un'ultima informazione. Dove si trova questa palazzina, che è un po' il prototipo di altre che verranno realizzate in futuro? Allora, la palazzina praticamente sarà realizzata nella zona di Roma Sud, in un comprensorio molti noto, che è la città militare Cecchignola, all'interno praticamente di un'area che è già destinata ad altri condomini. Questa palazzina sarà praticamente realizzata con una struttura portante modulare in acciaio e sarà dotata praticamente di materiale, di impianti che hanno sostanzialmente lo scopo di conseguire tre obiettivi fondamentali: elevato standard qualitativo di abitabilità, basso impatto ambientale e alta efficienza energetica, che sarà portata dalle nostre unità. Certo, insomma, questa è un po' la sintesi di questo progetto, quindi siamo vicino alla capitale. Ok, grazie mille al colonnello William De Matteis, comandante del 6° Reggimento Genio Pionieri. Grazie per essere stato grazie con noi, naturalmente buon lavoro. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.